In ultima istanza, la Lega, Matteo Salvini, si fida di Matteo Renzi? Ma guardi, ci fidiamo o non ci fidiamo, questo lo dirà il tempo. Vediamo già sulla partita del DL Zan come vanno le cose. Nella fase del governo Conte 2, molto spesso noi ci siamo trovati d'accordo con le posizioni di Italia Viva, che in qualche modo era una voce dissonante all'interno del governo su questioni fondamentali come il garantismo, come la difesa dell'industria, penso alla posizione sull'ILVA, contro alcune tasse che non condividevamo, come la plastic tax. Il problema è che poi, per ragioni di maggioranza, hanno sempre dovuto adattarsi a quella che era la linea della maggioranza. Vedremo se ora invece, in un contesto diverso, dove anche la Lega e il centrodestra sono in maggioranza, su alcuni temi su cui abbiamo una visione comune si possa fare fronte comune per orientare un governo che è un governo largo. E qui torno al tema di prima. È proprio questo: noi dobbiamo pensare che questo governo è un governo che prende insieme centrodestra e centrosinistra. E quindi è incredibile la posizione del PD, che vuole imporre una sua legge bandiera e dare per scontato che tutta la maggioranza la debba accettare. Allora, il tema che veniva posto prima, quello della questione della libertà di opinione, è un tema fondamentale, e io penso che con Italia Viva su questo abbiamo una posizione comune, perché siamo due forze garantiste. Allora, vede, il punto è che se, cito l'esempio che veniva fatto prima, se il professore universitario ha detto in audizione che l'omosessualità è incompatibile con lo sviluppo della terra perché i gay non fanno figli, io voglio essere libero di dire che ha detto una stupidaggine, ma senza che vada davanti al tribunale. E questo è il problema della legge Zan. Il problema della legge Zan è che dice che la libertà di opinione è garantita sempre salvo che non si ritenga che quella frase o quella posizione sia istigatrice di atti di violenza. Chi lo decide questo? Lo decide il magistrato di turno. Allora, prima viene il garantismo, uno si dice una stupidaggine, allora, che è un'opinione, deve essere duramente criticato ma non deve andare in tribunale. Altra cosa è essere progressisti sui diritti. Fermiamoci. Gli omosessuali ai forni. Se avessi un figlio, gli omosessuali ai forni, lei sa che c'è un processo per stabilire se quella frase è stata detta o no? Visto che continuiamo a dire che c'è un ex consigliere regionale della Lega che ha detto questo, lei lo sa che c'è un processo per stabilire se è stata detta o no? Ma secondo lei, questa è un'opinione? Allora, fermiamoci, è una frase ignobile, su questo ci fermiamo, è una presa di posizione chiara. Dobbiamo